Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. Ciao Paperini, qui è Viper Strikes, agente 000. Oggi abbiamo la missione di proteggere il presidente Aaron Kimball da un probabile attentato che si svolgerà durante il suo discorso ad Overdam, ovvero la diga. Perché noi dovremmo proteggere il presidente quando vogliamo un'anarchia a New Vegas? Il motivo è questo: se noi ci faremo vedere che siamo amici dell'RNC, ci faranno avvicinare più facilmente e potremmo soprattutto dare le colpe di un eventuale fallimento alla battaglia di Overdam allo stesso presidente. Ma se il presidente muore non può prendersi le colpe, quindi noi siamo furbissimi e andremo a proteggerlo. Yes Man ha detto che c'è una probabilità dell'85% che il signor Kimball Aaron, ovvero presidente dell'RNC, venga ucciso a Overdam. Noi allora dobbiamo far sì che il restante 25% impari la matematica, ma soprattutto difenda, cioè che venga. Ma che cazzo sto dicendo? Basta parlare così. Ragazzi, sono Viper Strikes e niente, avete visto come mi sono messo in gingheri swag, perché oggi veramente abbiamo una missione fondamentale, anche, devo dire, che sarà anche figa, perché appunto dobbiamo proteggere un cazzo di presidente. Ah, ma non ha un attimo. Avete visto chi c'è qui? Quasi mi dimenticavo. Buonasera, cercare di entrare in casa. Bello. Mi dimenticavo di salutare Boon, il grande ritorno. Bella Boon, come va? Che cos'è? 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 Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma è tornato Boon, proprio lui, Miss Maglietta Bagnata, che mi minaccia, mi dice subito: c'è chi guai. Dai, dimmi qualcosa di figo. Tipo, adesso cosa fai? Basta perdere tempo, abbiamo un presidente da proteggere, ragazzi. La cosa stupida è che cazzo, l'RNC sa già che praticamente il suo presidente verrà attaccato durante il discorso di merda. E allora cosa fanno? Lo fanno lo stesso perché appunto vogliono essere attaccati. Ma che cazzo ne capisco io di politica? Noi eseguiamo soltanto gli ordini di Yes Man. Stiamo andando ora verso Overdam. Ci metto un secondo se vado veloce, via. Yeah, gotta go fast. Run real fast. You're too slow. We passed cool. Eccola lì, vedete? Questa è la diga di Overdam. Se la cercate su Google, esiste veramente, vedete? Cioè, esiste veramente questo luogo. È stato anche riprodotto abbastanza fedelmente. Certo, ovviamente fedelmente dopo un'esplosione nucleare che ha distrutto metà degli Stati Uniti, però abbastanza fedelmente. Overdam, ve lo dico già, è la battaglia, cioè è il luogo dove avverrà la battaglia finale di Fallout New Vegas, ovvero dove le legioni di Caesar, o almeno del defunto Caesar e dell'RNC, si scontreranno come animali. Allora voi direte: perché bisogna spaccarsi a merda per ottenere il controllo di questo ammasso di cemento? Perché una diga, da quel che ho capito, ha una potenza elettrica clamorosa che quindi fa il culo a tutti, non lo so. Comunque è un punto strategico, insomma, chi ce la vince. Guardate, qui hanno già allestito tutto per il discorso del presidente. Allora, Boom, dove corri, Boom? Qui c'è un tecnico. Si fanno strane ogni giorno di più. Ma quanto brutto sei col baffo, mamma mia.
La legione sarebbe folle ad attaccare questo posto. Sì, perché ci sono io, cazzo, ci sono io, hai capito? È inutile che annuisci. Ehi. Spero proprio di incontrare il presidente Kimball. Il presidente Kimball. Presidente Aaron Kimball, se permetti. Che si metterà qui. Adesso mi fingo presidente. Davanti alla folla. Ciao a tutti amici dell'MC America USA. USA. Vabbè, basta, ok, sto. Che cazzo sto facendo? Ragazzi, mi sto proprio gasando. Perché oggi, cioè, voi chi pensate? Io, guardia del corpo del presidente Aaron Kimball. Presidente... Dovevo andare qua dentro, sì. Ok. Devo parlare, mi hanno detto devo fare... Per vedere Caesar morire. Ok. Devo fare rapporto a Grant, che è tipo un mercenario. Ecco, dovrebbe essere questo. Eccoti qui, Grant. Bella, Grant. Ho sentito parlare di te. Sono fatto brutto sei. Questo qua è il coso, il governatore di Walking Dead. Ci serve tutto l'aiuto possibile da gente fidata. Abbiamo molto da fare per prepararci alla visita del presidente e abbiamo poco tempo. Dopo aver iniziato avremo tempi molto stretti. Ok. Ci sei? Sì, ci sono, sono qua davanti. Ho qualche domanda, signor mercenario Grant. Fai le tue domande, ma sbriga. Posso usare le armi durante la visita del presidente? Ci fidiamo di te, quindi puoi tenere le tue armi. Non fare niente di folle e ti copriremo le spalle. Dice a me di non fare niente di folle. Please. Quali sono le vostre disposizioni per la sicurezza? Per quanto riguarda i dettagli sulla sicurezza, abbiamo piazzato dei mercenari qui alla diga. Alcuni terranno d'occhio la folla, altri sorveglieranno il perimetro. Alle posizioni chiave sono stati assegnati cecchini e tiratori scelti. Inoltre abbiamo un'unità speciale K9 per fiutare tra le persone nella folla. Ho anche vietato l'accesso ad aree critiche come la piattaforma di atterraggio sul centro turistico. Ok, io devo avere accesso ovunque, signor mercenario. D'accordo, ti darò il diritto di accesso. Ricapitolando ragazzi, la sicurezza è questa. Abbiamo degli uomini sul perimetro che controllano chi cerca di entrare. Abbiamo dei cecchini pronti a sparare sulla folla. Abbiamo dei mercenari che coprono la vita stessa del presidente e tengono d'occhio la folla. Sembra tutto perfetto, il programma dettagliato per la visita non mi interessa. Avete qualche traccia su possibili minacce per la sicurezza? Senza dubbio la legione tenterà di agire in qualche modo, ma non abbiamo ancora indizi attendibili. Mi aspetterei un'azione diretta da loro, ma date le circostanze è possibile anche qualcosa di più insidioso, ad esempio un sabotaggio. Ma non abbiamo niente di sicuro, quindi dovremo tenere gli occhi ben aperti e notare qualsiasi anomalia. Chiaro ragazzi, quindi la legione potrebbe attaccare direttamente, quindi ci sarebbe una guerra della Madonna, oppure potrebbe sabotare qualcosa. Occhi bene aperti. Come posso fare per aiutarti? Qualcuno come te. Sono felice. Vuol dire qualcuno come te? Cosa posso fare per aiutarti? Qualcuno come te? La zona, parla con la gente. Parla con la gente e tieni d'occhio la situazione. Ritenuto soldato, ho finito con le domande. Se non c'è altro, muoviamoci. Prima devo prepararmi. È tutto a posto. Ottimo. Il presidente non arriverà fino a domani. Riposati, ti aggiornerò domattina. Ok, facciamoci un sonetto e prepariamoci. Che cazzo? Ho dormito sul balcone con Boon che mi faceva i pompini. Che tu sia dei nostri. La maggior parte dei miei uomini. Sì, ma scusa, ma tu mi hai fatto dormire qua sul balcone? Ma sei proprio figlio della merda. Calcarsi. Ci aspetta una dura giornata. Ha! Niente duro come il mio cazzo. Quindi, qual è il piano per oggi? Il piano è superare questa giornata evitando che... Ok, ricevuto. Sì, vabbè, basta. Diamo via lo spettacolo, sergente! Tra poco arriverà il presidente Kimball. Se vuoi eseguire una... Ok, perlustriamo. Signori, via alle danze. Incontra il mercenario, perquisisci l'area in cerca di indizi. Dove si esce da questo posto di merda? Dove si esce da questo buco? Di qua? Ascensore, centrale elettrica? No, direi di no. Dove cazzo è l'uscita, signore? Ecco, ho trovato. Buonasera, soldato! Quando ho avuto questo incarico pensavo che sarebbe stato più rischioso. Come più rischioso? C'è il fottuto presidente che sta per venire attaccato. Tu cosa dici? L'RNC è fortunata a contare sul tuo appoggio. Sì, grazie amico pelato. Signori, dobbiamo fare una perlustrazione. Qui è tutto regolare, a parte questo cane morto di figa. Di fame. Che cos'è sta merda, scusa? Mercenario Stevens, cosa porti qui? Ho sentito parlare di te. Cosa posso fare? Bel cagnolino. Grazie. Non è da molto che siamo in coppia. Ma è... Non me ne frega, il mio cane è più bello, stronzo. Via. Ma che cazzo? Aspettate, ma gli facciamo domande sul cane? Come fai a rendere il mantello così lucido? Lo spazzolo ogni giorno. Un centinaio di spazzolate. Ma sei una palla di merda. Non ti niente di sospetto evitando di parlare di cazzate? No,
Non ho notato nulla di strano. Nemmeno il mio amico qui. Ma il tuo cane fa cagare. Non dall'ultima. Beh, cagnolino. Ti spiace se lo prendo in prestito per sfruttare l'area? Non so. Dammi il tuo cane di merda. Sai cosa? Credo che sia meglio. Dammi il tuo cane di merda, ho detto. Voglio il cane. Non importa. Vaffanculo. Te lo ammazzo sto cane di merda. Zio cane. Cane di merda. Cane di merda, tu cosa dici? Sei brutto come la figlia. No, che cazzo dico? Froccio ricchione. Sei brutto, sei orribile, mamma mia, ma cosa sei? Ti farei saltare la testa? Cioè, vabbè. Qui c'è un cannone, potrebbero sabotare quando il presidente arriva in aereo. Come facciamo con questo cannone? È troppo minaccioso, devo buttarlo giù. Chi è che mi minaccia? Calmo, calmo! C'è un paperino lì che mi minaccia. È impazzito, ragazzi. Ho finito le munizioni della mia pistola da 9 mm. Che figura di merda, lel. Niente, sembra tutto tranquillo. Il presidente dove arriva? Se fossi l'assassino sarei lassù, su quel crinale. O se non mi interessasse niente di scappare, forse quella torre vicina o quella base d'arrivo dietro di noi. Boone, mi stai dando dei suggerimenti? Sei un figo, Boone. Parla ancora! Che cos'è? No, che cos'è? Devi dirmi che cazzo hai detto! Ok, Boone ha suggerito qualcosa. Se fosse un assassino ha detto che si metterebbe lì sul crinale, se questo è un crinale, sulla torre lì per scappare via, o qua dietro sulla base d'atterraggio. Allora andiamo a vedere la base d'atterraggio. Posso passare, Finocchio? Puoi passare. Posso passare. Ma davvero? Puoi passare. Grazie. Ma per davvero? Puoi passare. Puoi passare. Puoi passare. Puoi passare. Hai un vocabolario molto ampio, devo dire, sei una persona loquacissima, devi stare un po' zitto. Qui è dove arriverà il presidente in elicottero. Vedo tutto sospetto, non ci sono bombe, non c'è niente, eh? Perfetto. Tu chi sei? Non succederà niente al presidente durante il mio turno di guardia. Perfetto, così ti voglio sentire parlare, soldato. Bene, direi che possiamo, siamo pronti, possiamo iniziare. A posto di andare per le scalette io mi butto giù perché sono figo. Una radio qua, potrebbe essere una bomba. Tutto regolare. Console, cosa fa questa roba? Controllo dell'arma contraerea. L'arma contraerea dovrebbe essere questa, quindi potrebbero sparare al presidente, controlliamo. Esamina i comandi per manometterli. Non c'è nulla di insolito, perfetto, anche questa va bene. Siamo pronti, tutto a polustrato. Per l'illustrazione di sicurezza. Ci sono, quando arriverà il presidente? A quanto pare il suo Bertie Bird sta arrivando. Inizia lo spettacolo, non facciamo casini. Perfetto. Ora se vuoi scusarmi... Sì. Signori, sta arrivando il presidente con l'elicottero. Dov'è l'elicottero? Eccolo! Sì, sta arrivando! Sì, che bello! Aspetta ragazzi, meglio prepararci una pistola a carica, che la mia pistola è scarica, quindi vado in giro con la 9 mm che non è un cazzo. Io direi fucile al plasma, perché fucile al... Ma sì, dai, andiamo in giro con la pistola. Che cazzo dico fucile al plasma? Vabbè. Siamo pronti. E il presidente sta arrivando e noi dobbiamo controllare la folla. Guardate, ma la folla è tutta qui? Ma sono due cani di merda in croce. C'è tutta questa la folla. Cioè noi rischiamo la vita del presidente per fargli parlare a tre paperini bastardi, compreso Boone ed Eddie. Ma chi cazzo vi capisce? Eccolo lì, il vertibar è arrivato. Il presidente sta per andare a fare il suo discorso del cazzo. Ciao carichi. Torna tra un minuto, devo occuparmi. Sì. Secondo me tu sei un traditore di merda. Te lo si legge negli occhi, ops, non è il tutto di vero. Hai capito? Torna tra un minuto. Ma mamma, che antipatici tutti i buttoni. E là, dov'è il presidente? Oh, è lì il presidente! 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 Me lo fai un autografo, presidente? Parlami. Non mi parla, figlio di puttana. Tutti sti sboroni mi stanno proprio sul cazzo. Niente, andiamo a fare una prelustrazione intanto, perché mi sembra tutto troppo sospetto. È troppo calmo, ragazzi, è troppo calmo. Andiamo a farci un giro. Boone ha detto che potrebbe essere sul crinale per di lì o su quella torre lì, solo che non so come salire il crinale, quindi... Il presidente sta parlando. Dobbiamo controllare quella torretta lì e il crinale. Che cazzo sono sti sacchi? Madonna, non riesco neanche a camminare, cazzo! Cazzo! Cos'è, c'è un carretto lì? Possiamo avere i nostri privilegi? Poiché è morto! Questo mercenario è stato ucciso di recente, sembra che il cecchino di guardia... No, sembra il cecchino di guardia postato in cima... Ti hanno buttato giù! Forse sopra lì c'è un nemico. Grazie per la carabina a ripetizione. Sali la scala. Tu! Mi sembri sospetto. No, niente, no. Parla alla radio. Qui è il mercenario Grant, rapporto. Ciao mercenario Grant. Qui tutto bene, ragazzi, attaccami là. Piantala di cazzeggiare e libera il canale. Che io sia dannato se il presidente muore durante il mio turno, perché tu stavi perdendo tempo.
Ops, scusami, scusami. Ciao. Comunque qua tutto regolare, c'è un morto per terra. Ascoltami, oh tu! Che ci fai qui, quello è morto? Come un moltica di quartiere. Merda, davvero? Zio Carlo, l'hanno ammazzato, vai. Ok, guidate. Andiamo. Oh, 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 oh! Dio di puttana! Boom, l'ho ucciso! È un traditore! Uccidere da cecchino, fottilo, fottilo, fottilo! Rubiamoli tutto, rubiamoli tutto! Ma prima che cazzo perdiamo tempo, dobbiamo comunicare... Fermi tutti, calma! Stai zitto, presidente, dobbiamo comunicare che c'è un assassino, devo buttare via un po' di roba, che cazzo butto via? Ho tutto pieno, aiuto, tutto pieno! Lo do a Boon nel cecchino! Do a Boon! Non riesco a camminare! Do a Boon, apri inventario, dove apri inventario? Dove cazzo è apri inventario? Dai che il presidente viene ammazzato! Armi! Fucile da cecchino, dov'è? Boom, prendi il fucile da cecchino. Bene, fai il culo a tutti adesso. E noi possiamo andare allora? Aspetta, fruttiamoli anche le vesti, che sono tutte fighe. Armatura da mercenario di pattuglia, cappello da mercenario. Coltello, oddio Carlo, sempre coltello in ogni puntata. Via, siamo pronti. Non riesco a camminare, boom, prendi tu. Per me va bene. Per te va bene, devi andare bene. Ti diamo il vestito da mercenario, così sei swag. Ecco qua. C'è un frigo Boon! Il cazzo duro! Basta, scendiamo. Presidente, vorrei... Dove cazzo è? Presidente, volevano ammazzarti! Ho ucciso il cattivo! Ve lo giuro! Ho ucciso il cattivo! Forse dovevo usare la radio che c'era sulla torretta. Mi sa di sì. Presidente! Se mi avvicino quelli mi sparano. Aiuto! Soldato! Sì, sì. Soldato! Qualcuno mi caghi! C'era un cecchino che ci voleva ammazzare! Tu! Quanto brutto è? Questa persona è un po' lusca. Perché un tecnico dovrebbe stare a ascoltare questa puttanata qua? Cosa significa il Nevada per noi? Forse ragazzi, mi sa che... Che la luce della nostra società risplende oltre i nostri confini. Signori! Questo tecnico è un sabotatore! Ha un detonatore! È un ladro, ammazzatelo! Uccidetelo! Ah, riferisci il tuo scoperto al mercenario. Presto! Dobbiamo dirgli che quello lì è un traditore! Dobbiamo sempre ricordare. Mercenario! Quel figlio di puttana lì è un traditore! Non dovresti tenere sotto controllo. Stai zitto! Ho trovato un assassino nella torre! Dannazione! Non posso credere che qualcuno della... Ma non solo, ascoltami, ascoltami! No, no, stai zitto, ascoltami! Ascoltami, quello lì ha un detonatore! Ha un detonatore! Lo devo uccidere io! Presidente, no! Ah. Scappano tutti! Che cazzo succede? Oh! Presidente! Ti ho salvato la vita! Voglio almeno un autografo! Voglio almeno un autografo, presidente! Presidente, no! No! Aiuto! Puoi passare! Chi è che aiuta aiuto? Finocchio! Ragazzi! Abbiamo salvato il presidente! Sta andando via! Arwar, presidente! Adesso prendo il bazooka di GTA 5 e lo butto giù. Signori! Abbiamo appena salvato il presidente da una fine incredibile. Andiamo a vedere questo cadavere qua di questo figlio di puttana. Ah, tutto da tecnico, eh. Questo figlio di puttana della legione ha finto di essere un... Ah, guardate, l'RNC mi idolatra. Questo figlio di puttana ha finto di essere un tecnico, ma in verità aveva un detonatore con il quale probabilmente avrebbe fatto saltare in aria tutto. Brutto bastardo. Ci abbiamo anche abbassato di livello. Ci aumentiamo il disarmato, che siamo power. Ci aumentiamo le armi che ci servono quando faremo la battaglia finale. E ci dicono anche che posso scegliere una cazzo di abilità. Io decido oh, questo mi piace. Questo qua ti tira i pugni e ti passa le persone. Perfetto. Signori, abbiamo appena salvato il presidente dell'RNC da una fine orribile. L'abbiamo evitato che lui saltasse in aria su quel palco, che venisse sparato dal cannone fighissimo, che venisse headshotato da quel torretta lì. Gli abbiamo salvato il culo e quindi adesso questi qua ci credono dei salvatori, invece siamo dei figli di puttana che torneremo qui e li ammazzeremo tutti, hai capito? Ma non possiamo farlo perché qui c'è Boon e Boon vuole bene a queste persone, quindi per il rispetto di Boon non ucciderò nessuno. Detto questo, andiamo al... qui. Insomma,
perché dobbiamo installare delle cose strane. Lì c'è tipo una centrale elettrica e noi dobbiamo installare delle robe nerd che serviranno agli Yes-Men per dargli più potenza al reattore dell'H38 e quindi ci permetterà di avere una valanga di robottini pronti a fare il culo a tutti. Vado veloce. Yeah, gotta go fast. Run real fast. You're too slow. Bene, siamo giunti nella stazione elettrica. Resta fuori dalla sala di controllo e dal recinto o saranno guai, capito? Aia, questo rompe il cazzo. E io devo andarci per forza. Se ci entro mi sparano in mille. E fotesega, devo farlo. Devo farlo perché me l'ha chiesto Yes Man. Tutto mio. E mi sparano tutti, oddio! Mi sparano tutti! Calmi tutti, calmi, fermi. Fucile da caccia perché qua mi spara. Mi spara. Via, via, via. Crepate, figli della merda. Oh, che potente sto fucile. Oh, fucile. Oh, fucile. Ho dentro lo fucile. Boh, tutto sta regolare. Tutto sta regolare. Mi spiace perché ho ucciso questi tipi qua che adesso Boon si incazza. Si incazza secondo me Boon, perché Boon non vuole mica uccidere le RN, ci scommettiamo. No, non si incazza, sfotte sega. E noi possiamo installare quello che dobbiamo fare qui. Alimenta sotto okay. Brigante buono. Benissimo, abbiamo installato. Aspettate perché adesso probabilmente mi faranno il culo in molti. Invece no, non mi vuole nessuno male, perfetto. Abbiamo fatto sì che l'H38 riceva corrente elettrica in grado da alimentare un botto di bot. Ah, scusate, gioco di parole. E adesso ragazzi, cosa succede adesso? Siamo pronti per la battaglia finale. Nel prossimo episodio di Fallout New Vegas, io, Viper Strikes, andrò ad Overdam, dove avete appena visto, e lì ad Overdam ci sarà la battaglia finale, la legione contro la RNC. Io dovrò far fuori tutte e due e prendere io il controllo di Overdam, ma non sarò solo. Infatti dalla mia parte avrò ed il robottino e non avrò Boon, perché Boon si incazza se picchio l'RNC. Quindi avrò Veronica. E vabbè, bisogna accontentarsi. Un'altra cosa fondamentale, ragazzi, aprite bene le orecchie. Nel prossimo episodio di Fallout New Vegas, siccome è la battaglia finale, morirò mille volte. Ogni volta che Viper morirà dovrà scolarsi uno sciottino. E ad ogni sciottino che si beve si spacca a merda. E niente, a metà puntata in teoria dovreste vedermi mezzo ubriaco cercare di spaccare il culo ai legionari. Ce la farò? Mettete un mi piace se siete d'accordo che mi devo spaccare a merda mentre gioco a New Vegas, all'ultima battaglia, perché veramente quasi ho la lacrimuccia. Siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso del mio gioco preferito. Io veramente ho i sentimenti. Attenzione, a palla. Il presidente dell'RNC Aaron Kimball. Sì, lo so, l'ho fatto io. Benissimo, vediamo cosa dice Yes Man e chiudiamo la sua visita a Overdam. Sì. Non adori vedere il Lucky 38 completamente in fiamme? È un segnale che cazzo succederà. No, in fiamme intendi in luci, vero? Notizia esaltante! La legione sta concentrando truppe in una base di addestramento a est della diga. Attacco imminente, attacco imminente. Sono... Ah, no, non posso andare alla diga adesso. Ho alcune cose da occuparmi, ovvero devo dire ciao a tutti. Certo, no problem. A patto che la legione non attacchi prima che tu possa arrivare là. E sono sicuro che non accadrà. Cos'è questo tono ironico? Ragazzi, siamo a un passo dalla battaglia finale. Dal Mission Impossible Viper Strikes. E Yes Man alle mie spalle. È tutto. Nella prossima puntata andremo a prenderci l'anarchia. Mettete mi piace se siete d'accordo che mi devo fare gli sciottini quando muoio sulla battaglia finale. Lasciate un commento magari stupido di quello che volete. E da Paperino, cioè no, da Viperino, ho sbagliato anche il mio nome, sono cotto, basta. Dall'agente speciale 000 e 0 è tutto, cordiali saluti.